Buon pomeriggio, bentrovati a questa nuova stagione di Pro e Contro. Oggi prima puntata, vi presento immediatamente i miei ospiti che sono coloro che apriranno appunto questo nuovo ciclo di puntate di questa trasmissione che, lo sapete ormai, si propone di essere una sorta di prosecuzione naturale del Consiglio Comunale. Allora, alla mia destra il coordinatore delle opposizioni, Ninni Cea, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, non potevo che essere alla sua destra, ovviamente. Alla mia sinistra invece il consigliere comunale PD Pietro Petruzzelli. Buon Lo so. pomeriggio anche a lei. Avete passato buone vacanze? Diciamo abbastanza tranquille, serene. Consigliere Petruzzelli, anche lei. Sì, ho cercato di passare quanto più tempo con i miei figli, insomma, è una cosa che mi riempie sempre molto di gioia. Beh, ora invece rimbocchiamoci le maniche perché l'attività del comune è in qualche modo ripresa, bene o male, insomma, ne parleremo adesso e parliamo subito dei consigli comunali che ci sono stati sino ad ora, dei consigli comunali molto problematici. Se prima dell'estate la Perché i maggioranza, precedenti non lo ecco, erano, se prima insomma. dell'estate la maggioranza faceva fatica a mantenere il numero legale, pare ora che i problemi si siano aggravati ancora di più. 080 501 9998 il numero per intervenire in diretta. Ormai lo conoscete, però fa sempre bene ricordarlo. Allora, cosa sta succedendo alla maggioranza? Non riesce a tenere il numero legale in aula, anzi, forse ora si è deciso con questo tacito accordo per tutti i consigli comunali di andare sempre in seconda convocazione. Ma io trovo che sia un errore, diciamo, adottare la regola, della seconda convocazione. Non è una cosa, diciamo, bellissima. Ci sono, è vero, alcuni provvedimenti che a volte, senza voler fare polemica, per una scelta condivisibile o meno della minoranza che ha deciso di non mantenere più il numero legale in aula, ci sono alcune scelte importanti, come quelle che ad esempio affronteremo nel prossimo Consiglio Comunale, che sono fondamentali per la vita della città e che quindi pertanto per evitare il rischio e per dribblare, bypassare l'ostruzionismo, legittimo o meno del centrodestra, può essere utile andare in seconda convocazione. Prima di proseguire, Comunque, perdoni se la interrompo, prima sì. di proseguire in questa discussione, vogliamo spiegare innanzitutto ai nostri ascoltatori cosa significa andare in seconda convocazione? Certo, credo che sia necessario chiarire a chi ci ascolta che effettivamente il Consiglio Comunale è convocato sulla base di tutti coloro che sono i rappresentanti eletti dai cittadini, per cui oggi noi abbiamo un Consiglio Comunale che è formato da 46 consiglieri comunali, incluso perché in Consiglio Comunale anche il sindaco assume la qualità di consigliere comunale, tant'è che esprime anche un voto sulle proposte di delibera. Perché si possa tenere validamente un consiglio comunale occorre la presenza in aula di 24 consiglieri comunali. Quindi il numero minimo. Il minimo che diciamo ufficializza e legittima l'insediamento dell'assise comunale. Va altresì precisato che all'attualità, quindi allo stato attuale delle cose, il centro-sinistra ha una partecipazione di, se non vado errato, 34 consiglieri comunali, considerando coloro che nelle more, durante questo mandato sono passati dal centro-destra al centro-sinistra, 34, e noi quindi conseguenzialmente siamo 12 consiglieri comunali. Adesso non ricordo se 12 o 13, ma voglio dire, questo è il nostro numero, i rapporti sono questi. Per cui un centro-sinistra che non ha proprio bisogno di una minoranza, quantomeno perché si insedia il consiglio comunale, perché ha tutti i numeri affinché possano avviarsi serenamente i lavori di consiglio comunale. Ora, quando una maggioranza così corposa arriva a dover decidere di andare in seconda convocazione, perché in seconda convocazione l'insediamento del Consiglio si ritiene valido quando sono presenti non meno di 16 consiglieri comunali, quindi addirittura riconosce di poter garantire una presenza nell'Aula con la metà di quelli che sono poi i suoi rappresentanti per poter fare un consiglio comunale, io credo che significhi due cose, che c'è una maggioranza non esiste, ma soprattutto significa che non esiste più la politica, perché insomma, la solita battuta che si fa, io dico agli amici consiglieri di centro-sinistra che non sono capaci di stare nell'aula, non c'è stata certo una prescrizione di qualche medico che li ha indotti ad essere consiglieri comunali, perché al di là dell'appartenenza a una ideologia, io credo che
quel contratto fatto con i cittadini a cui hanno chiesto il voto va onorato con la presenza in aula, col dibattito, col confronto e con la compartecipazione. Essere assenti certamente si è in colpa. Quindi ora che abbiamo chiarito ai nostri ascoltatori, nel caso non lo sapessero, cosa significa andare in seconda convocazione, quindi quando ci si rende conto di non avere i numeri e per poter far partire i lavori occorre essere di meno, consigliere Petruzzelli, posto che, ma lo affrontiamo in un secondo momento, questo ostruzionismo o meno della minoranza, comunque la maggioranza si è resa conto di non avere più numeri e sono in molti anche all'interno della maggioranza a dirlo, andiamocene a casa perché la maggioranza non ha più numeri. Sì, beh, poi la seconda convocazione è un po' come, detto così, sembra una cosa macchinosa, ma un po' come le assemblee di condominio, cioè tutte le assemblee di condominio sono convocate in una prima e in una seconda convocazione, per come dire, rendere più agevole le approvazioni di una serie di decisioni nell'assemblea di condominio, delibere nell'ambito del Consiglio Comunale. Io penso che il problema della maggioranza sia la politica di annessione di pezzi del centrodestra che qualcuno ha fatto dall'inizio della legislatura, infatti sono i consiglieri che sono stati eletti col centrodestra e che, ahimè, non essendoci una norma oggi in Italia che vieta il passaggio di casacca, loro ora, sempre in un profilo permanentemente ricattatorio nei confronti dell'amministrazione comunale, non partecipano ai lavori dell'aula. Quando questo si somma all'assenza di alcuni consiglieri di maggioranza, che non per questioni politiche, ma perché a volte sono impegnati per impegni di natura personale, non partecipano ai lavori, si determina la mancanza del numero legale. È chiaro che ha ragione il consigliere Cea, non ho problema a riconoscerlo, anzi l'ho affermato io qui in una trasmissione prima dell'estate, in una precedente occasione. Chi non vuol fare il consigliere comunale? Guardate, fare il consigliere comunale è un privilegio, poter rappresentare i cittadini, e questa non è assolutamente una cosa scontata, è una cosa bella. Chi non vuole rappresentare i cittadini, chi non vuole esercitare questo privilegio, si dedichi a far altro, Consigliere Cea, Io ho sentito una dichiarazione del consigliere Petruzzelli da brividi, perché dire che i consiglieri di centrodestra passati al centro-sinistra non consentono l'insediamento del Consiglio Comunale, follia, perché, scusami Piero, ma quanti consigli di centrodestra sono passati da voi? Non sono passati mica a decine, sono passati, voi siete 32 eletti per volontà dei cittadini, due consiglieri comunali che erano in carico a noi sono passati con voi, dei due uno è diventato direttore peraltro di un'azienda partecipata del Comune di Bari, che è l'AMGAS, quindi fammi capire, non mi dire che adesso il Consiglio Comunale non ha i numeri perché uno o due consiglieri che sarebbero passati dal centro-sinistra al centro-destra non garantiscono la presenza nell'aula. Ma siamo davvero al ridicolo. La verità è un'altra. Voi dovreste essere 24 nell'aula e per volontà sovrana, cioè dei cittadini, siete certamente non meno di 32. Non riuscite a mantenere quel numero, quel patto fatto con i cittadini, del quale poi dovrete giustificare e dare conto a fine mandato a coloro che vi hanno votato perché tanti consigli comunali non siete presenti, e non riuscite più ad avere la vostra presenza, la vostra maggioranza nell'aula, e costringete la città ad andare in seconda convocazione, voi che quando noi abbiamo fatto i consigli monotematici ci avete criticato perché spendiamo i soldi inutilmente su tematiche che ritenete assolutamente inutili, ma che in realtà sono di un'attualità straordinaria come la sicurezza e come il degrado urbano, ma in questi casi giustificate invece che il Consiglio Comunale ci sia l'appello in prima convocazione, volutamente non siete presenti per andare in secondo, quindi quello sperpero di denaro in quel caso voi lo giustificate ampiamente. Avete delle contraddizioni che fanno paura e sono convinto che i cittadini stiano avendo contezza di questo vostro comportamento. Allora, continuiamo subito questa discussione, però prima prendiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Buon pomeriggio. Buonasera. Salve. Buonasera. Senta, volevo chiedere al consigliere Cea. Sì. Hanno spento la torre della provincia perché i colori, i tricolori ricordavano l'Italia che valeva, così. Fatto piacere che il presidente Schittulli ha riportato nel colonnato la statua del senatore di Crolavanza. Consigliere Cea, il palazzo dell'economia, perché voi non parlate, non vi opponete a quello schifo che hanno fatto sulla facciata, quelle fasce bianche e nere lì, ma perché non si parla più di quelle? Hanno fatto una campagna denigratoria contro il professor Schittulli,
quella torre che era accesa, la sera era uno spettacolo vedere quella torre accesa. Ma perché adesso l'opposizione non fa una campagna contro quello schifo del Palazzo dell'Economia? Grazie, grazie mille per il suo intervento. Voi dovete contestare queste cose. Le faccio rispondere immediatamente, anzi prima terminiamo il discorso sul Consiglio Comunale e poi ovviamente ci occupiamo anche della richiesta del nostro ascoltatore. Consigliere Petruzzelli, parlavamo di una maggioranza che non è più i numeri, che un po' riflette anche quello che sta succedendo in giunta con le ultime dimissioni dell'assessore Paparesta, il numero di assessori diventa sempre di meno, le deleghe vacanti, diciamo così, sono sempre di più e ora c'è il sindaco Emiliano che tramite Twitter lancia dei messaggi, cerco donne, lo leggo, residenti a Bari che intendano cominciare a fare politica e a candidarsi alle prossime elezioni comunali, fate presto, insomma. Fermo restando il metodo che magari può essere contestato, però c'è un po' di scompiglio anche nella giunta. Voilà, io posso dirvi che cosa farei se fossi io il sindaco di questa città. Io immediatamente nominerei altri assessori, sostituirei quelli dimissionari e probabilmente nominerei tre donne, perché questa città ha bisogno di persone che a tempo pieno si dedichino alla risoluzione dei problemi. Questo è quello che farei io. Poi naturalmente la legge assegna al sindaco questa prerogativa, è una prerogativa che è del sindaco e quindi lui deciderà se e quando e come nominare gli assessori. Sulla cosa di Twitter, come dire, francamente è una modalità di individuazione di persone che vogliono impegnarsi e vogliono spendersi in politica che io non condivido, cioè mi sembra solo una maniera per attrarre attenzione. Guardate, se vogliamo favorire la partecipazione delle donne in politica, dobbiamo creare le condizioni nella politica e nella società perché le donne possano impegnarsi in politica. Fare il consigliere comunale o fare l'assessore, quando viene fatto a tempo pieno per la città, e lo dice uno che ha due figli di 2 e di 4 anni e che a volte per alcune discussioni fiume del Consiglio Comunale, noi potremmo approvare le stesse delibere con la metà del tempo, se non avessimo l'esercizio, diciamo, l'effetto della telecamera che ci fa parlare tanto, che ci fa essere un uso eccessivo di retorica.